Kamala Harris. La stretta di mano non era scontata e arriva a inizio dibattito quando Kamala Harris si avvicina al rivale Donald Trump per presentarsi. Non si erano mai incontrati i due candidati alla Casa Bianca. L'occasione è il primo duello TV andato in scena nella notte italiana a Filadelfia tra affondi, scivoloni e momenti di tensione, anche se i primi sondaggi rapidi a caldo hanno premiato Harris. La vittoria è sua. Non sono Biden né Trump, sono la leader di una nuova generazione. È il momento di voltare pagina, ha detto subito la vicepresidente, da poco subentrata in corsa con il compito di farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Nei 90 minuti di sfida, attacchi e accuse reciproche su tutti i fronti, dall'economia all'aborto, dalla sicurezza alla politica estera. Lei ferma e disinvolta, lui nervoso e irritato, tanto che quando si è parlato di confini e immigrazione, il tycoon è sbottato dicendo che le persone entrate illegalmente negli Stati Uniti mangiano cani, gatti e altri animali domestici. Non è andata meglio sul tema del diritto all'aborto. I democratici permettono di interrompere la gravidanza a 9 mesi, quindi uccidono bambini, ha detto, subito smentito dalla rivale. È uno scontro feroce. Trump ha accusato Harris di essere una marxista che vuole distruggere l'America con politiche folli e di essere anti-Israele. Harris ha messo l'avversario nell'angolo, definendolo amico dei dittatori, Putin e Kim Jong-un in primis. Il mondo ride di te, ha detto. Con me non ci sarebbero state le guerre, ha ribattuto l'ex presidente, che più di una volta si è guadagnato le puntualizzazioni dei moderatori. Harris ha attaccato sulla giustizia, Trump sul ritiro caotico dall'Afghanistan. A fine serata entrambi si dicono soddisfatti, ma è solo Kamala Harris ad aprire ad un secondo dibattito.